L'infinito questo sconosciuto, e in calce al mio recentissimo video intitolato Il Big Bang dall'antichità ad oggi, io sono tornato a parlare dell'infinito, dell'universo infinito ed eterno, e in calce a tali video sono apparsi tanti commenti, tra cui un lungo commento dell'amico Davide, un commento molto lungo che io riporto integralmente nel riassunto di questo video. L'amico Davide dice che, se voi leggete al termine del commento, dice che il concetto di infinito non riguarda uno stato, una situazione dell'universo. Cioè, dire che l'universo è infinito non riguarda uno stato, una situazione dell'universo, ma riguarda una tendenza dell'universo, e in quanto, secondo l'amico Davide, l'universo sarebbe in espansione. E io faccio notare però che il concetto di infinito esiste già relativamente al concetto che abbiamo noi della divinità. Le divinità sono eterne e infinite. Ma a parte questa questione, faccio notare che il grande Isaac Newton diceva che l'universo è infinito, e l'astrofisico italiano di fama internazionale Tullio Regge ha pure detto che l'universo è infinito. Ora, se vogliamo obiettare che non esiste un solo universo, ma esistono tantissimi universi, i cosiddetti universi paralleli e via di seguito, e che oggi si userebbe non più la parola universo, ma la parola multiverso, beh, la questione non cambia. Tutti gli infiniti universi paralleli messi insieme costituiscono qualcosa di infinito, perché non si capisce dove va ad espandersi l'universo, o il multiverso, dove che va ad espandersi, quali spazi va ad occupare. L'universo, il multiverso, non è come un impero che si espande. Quando un impero si espande va ad occupare altri territori, ma l'universo, il multiverso in espansione, dove va ad occupare? Cosa va a occupare? Altri spazi? Altri spazi? Ecco, dunque, cari amici, io vi invito a verificare su Isacco Newton, su Tullio Regge, e a verificare che anche da parte di astrofisici si sostiene che l'universo è infinito. Chiamatelo come volete, universo, multiverso, parlate pure di universi paralleli, tutto quello che volete, ma questo universo, questo multiverso non si può espandere da nessuna parte, perché l'universo, il multiverso è già di per se stesso infinito ed anche eterno. Ecco, vabbè, cari amici, e qua mi fermo e faccio notare che l'infinito fa fatica ad entrare nelle nostre menti, fa fatica, perché l'infinito ci ricorda qualcosa di non controllabile, invece noi precisiamo le cose finite, cioè controllabili, va bene? Saluto l'amico Davide, saluto tutti voi, e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.